vi la... no, perché volevo dire le premesse, vi leggo quali sono le richieste, gli obiettivi che noi ci prefiggiamo in calce a questo documento, che abbiamo gli ospiti che se ne devono ritornare a lavorare anche per noi, perciò è giusto che non li facciamo. Allora, primo, una diversa più lunga durata delle concessioni demaniali marittime del minimo pari almeno 30 anni da assicurare in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e di parità di trattamento anche alle imprese attualmente operanti, al fine di salvaguardare la peculiare caratteristica di gestione familiare della balneazione italiana attraverso la preminenza del fattore lavoro su quello del capitale investito. Noi difendiamo prima di tutto il nostro lavoro. 2. L'alienazione con diritto di opzione in favore dei concessionari delle porzioni di demanio marittimo che da tempo hanno perso le caratteristiche della demanialità e della destinazione ai pubblici usi del mare. 3. Riconoscimento del valore commerciale dell'azienda balneare da trasformarsi in ristoro a favore del concessionario nel caso di una cessione coattiva in favore di terzi. 4. La modifica dei criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi che li renda ragionevoli, equi e sostenibili. Grazie mille ai balneari! Tutto risolto. Dov'è il problema? È tutto fatto. Tutti i partiti sono d'accordo. Ci sarà una legge prima della pronuncia della Corte Costituzionale. Tutti d'accordo, 30 anni, 50, chi offre di più? Voi 80, tu 80. Sei più simpatico. Voi oggi dovete memorizzare le nostre facce. Dovete memorizzare quello che qua è stato detto. Perché se questa fosse l'ennesima presa per il culo, dovrebbe essere l'ultima però, perché non si può continuare a raccontarci che il problema non esiste. Il problema è che ci sono cittadini italiani che hanno investito denari loro, hanno aperto un'azienda loro, è vero, su un pezzo di terra che è demaniale, ma l'azienda è la loro. Lì dentro ci hanno messo il loro sudore, quello dei loro figli, i loro risparmi, hanno fatto un mutuo dove hanno dato la loro casa in garanzia, perché c'erano delle leggi nazionali, il codice della navigazione, il diritto di insistenza, il 6 più 6 automatico. E dove sono finite? Però a me non mi va che tutti sono giudicati allo stesso modo, perché questo governo che ci sta da 2 anni non ha mosso un dito per portare a soluzione questa vertenza. Allora lo voglio dire con chiarezza, e lo dico anche quando poi invitate tutti, ricordate i vari livelli di responsabilità. Concludo dicendo anche una cosa: io voglio ringraziare la Regione Liguria e dico qui all'assessore Scaiola, che coordina la conferenza delle regioni su questo tema, che quando noi tentammo un paio di anni fa di dare una spallata a vostro favore, allora c'era il presidente della conferenza delle regioni nazionale che era Errani, Partito Democratico, e Errani ha detto sempre no ad ogni soluzione a vostro vantaggio. Bisogna ricordarsi i nomi e i cognomi. Quindi, caro Scaiola, a te il compito con la Liguria di dare uno strappo positivo, perché le regioni non devono essere impedimento per le vostre attività, devono essere un motore aggiunto. Dopodiché, quello che bisogna fare, caro Scaiola, che invece di cedere, è successo anche in Liguria e in Sardegna, vedo qui l'onorevole Pini, il mare ai francesi, diamo le spiagge alle imprese italiane, a voi! Tutti, spenderò anch'io poche parole per confermare la vicinanza anche del partito di maggioranza e dirvi che non siete soli in questa battaglia. Ho avuto la possibilità ieri di interloquire anche con il governo, di confermare che la nostra intenzione è di portare avanti la riforma e di dirvi quindi che non siete soli, che abbiamo sicuramente un tratto di strada difficile ma che possiamo portare avanti nei prossimi mesi. Quindi la nostra volontà è di esservi vicini, di dimostrarlo con i fatti. Sappiamo che abbiamo di fronte una battaglia che serve a tutelare la sicurezza delle vostre imprese e state sicuri che non vi deluderemo, che il governo farà la sua parte. Grazie. Bene, allora continuiamo gli interventi e vedete che stanno arrivando tutti i nostri ospiti a dare la loro testimonianza. Qualcuno mi ha accusato
di tutelare la lobby dei balneari. Sappiate che siete una lobby, siete una casta, è una cosa allucinante, è una cosa vergognosa. Voi rappresentate una storia, una cultura che si tramanda di padre in figlio, di generazione. Avete investito sul vostro territorio e avete investito anche come scelta di vita. Per chi sapeva di dover lavorare sulla propria spiaggia, non ha fatto altre scelte, magari non ha frequentato l'università perché sapeva che avrebbe seguito i propri genitori in quel tipo di lavoro, ha fatto delle scelte, degli investimenti, e anche se si parla di demanio, è un investimento che uno ha fatto di vita, e rappresentate una certezza del nostro paese, in un paese dove l'Europa ci porta l'olio al parmigiano, adesso anche l'olio extravergine d'oliva possono arrivare dalla Tunisia e fare quello che vogliono. Basta, non se ne può più. Quindi il nostro non è una questione di protezionismo, non è una questione di provincialismo, a parte che se mi accusano di protezionismo e provincialismo mi fanno anche un piacere. Noi vogliamo tutelare semplicemente chi deve avere delle certezze. Noi vogliamo che il turismo sia il traino della nostra economia, e voi rappresentate questo. Noi abbiamo le bellezze del mare, abbiamo le bellezze del clima, e noi lo possiamo valorizzare quando alle nostre imprese diamo certezza. Come posso chiedervi di investire sul territorio quando non sapete se tra un anno, due anni o tre anni quel bene è ancora vostro? Come posso chiedervelo? Io invece voglio chiedere a chi ha già investito grazie, e a chi non l'ha ancora fatto di fare altri investimenti, di migliorare la propria struttura, ma lo può fare solo quando io do delle certezze, e le nostre certezze sono che per almeno 30 anni non si tocca, non si parla di gare, non ne voglio neanche sentire parlare, e ce le vengano ad imporre. Io non faccio una gara in Liguria, e parlo anche, e l'ho sentito prima al telefono, il presidente Giovanni Toti della Liguria, che mi ha detto di ribadire questi concetti. E se il governo, perché io chiedo, perché sono competenza del governo, non si farà sentire in Europa, come purtroppo non ha fatto fino ad oggi, non si farà sentire in Italia, come purtroppo non ha ancora fatto fino ad oggi, noi siamo pronti, perché impugneremo la Costituzione, a sostituirci al governo. E quindi noi abbiamo già pronta nel cassetto una legge regionale della Regione Liguria che proroga le concessioni per 30 anni e nessuno vi tocca le nostre aziende. Chiaro? Questo a Palazzo Chigi lo devono capire. Cari amici della Toscana, l'economia, perché sostanzialmente quello che sta avvenendo è chiaro: lo Stato italiano non porta in Europa per due motivi. Uno, perché ci sono le lobby europee; la seconda ragione, perché ci sono le lobby italiane, perché vogliono portare le cooperative rosse sostituendo imprese individuali a scapito di cittadini che hanno fatto una libera impresa. Vogliono fare quello che è stato fatto con il commercio, cioè hanno fatto la liberalizzazione per fare le grandi città mercato, per portare le cooperative e per cancellare tante piccole imprese. Io sono dell'avviso che in Sardegna, così come in Italia, questo non debba essere consentito, e che occorre guardare, lo diceva qualcuno proprio di me, al concetto che l'economia diventa anche servizio. In questo caso tutte le attività balneari che io conosco in Sardegna hanno la passerella per i portatori di etica, cosa che lo Stato e nessun altro ha fatto, lo avete fatto voi, e questo lo Stato non può certamente. A nome di diversi miei colleghi del Partito Democratico e comunque di diversi colleghi parlamentari, so che qualcuno è già intervenuto prima, per dire che noi siamo attenti a questa vostra vertenza, a questa vicenda importante, e vogliamo segnalare al governo, al mio governo, del mio partito, che rispetto a questo tema importante delle concessioni demaniali, pertinenziali, diciamo anche rispetto a una serie di questioni particolari, deve cambiare pagina e deve guardare a quello che è stato fatto, che viene fatto in altre nazioni, e potersi confrontare con loro affinché anche voi possiate godere del frutto dei vostri sacrifici, degli investimenti che avete fatto in questi anni, del lavoro che voi fate e svolgete, di quell'impulso notevole, importante, io conosco bene non solo la mia regione ma tante altre realtà, rispetto a un turismo e a una risorsa che vive anche e soprattutto del vostro lavoro.
Quindi su questo c'è poco da aggiungere, se non il fatto, e condivido molte delle cose che ha detto, perché il primo intervento che ho sentito è l'assessore Corsini dell'Emilia Romagna. Rispetto a questo non possiamo che essere realmente e proprio fisicamente al vostro fianco, quindi da qui in avanti, ma anche per le cose che abbiamo provato a fare finora, cercheremo di portare a compimento le cose, le vostre richieste. Speriamo e lavoriamo affinché questo accada. Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti voi. A questo punto però vorrei, ecco, dare la parola a un amico, uno che è sempre stato presente ed ancora una volta di più. Angelo Vaccarezzo, prego. Ma ci siamo già visti da qualche parte. Io sono contento perché 2 anni fa questa maglia a Bologna non mi entrava e adesso col maglione è entrata, quindi vuol dire che andare in giro a seguire e a combattere per la causa balneare fa bene anche al fisico, fa meno bene alla politica che va contro i balneari, perché i balneari in questi anni ne hanno seccati tanti, di quelli che sono venuti interlocutori a prometterci qualcosa e poi non l'hanno mantenuta. È inutile ribadire a voi chi siete voi. Oggi siamo venuti a dirla a Roma, per me è importante, voi sapete, io da sempre ho detto dopo Bologna che serviva un'altra Bologna, e questa Bologna, farla diventare una Bologna romana, secondo me è